Salve a tutti e benvenuti ad una nuova parte della mia serie su piante contro zombie 2 Chinese Edition. Amici, come state? Spero che anche oggi siate persone felici. Cosa abbiamo fatto nella scorsa parte? Abbiamo fatto i livelli dal 21 al 24, prendendo le crestili. E in questa parte si inizia una nuova era, what? Una nuova era che è questa, le grotte congelate, le Frostbite Caves. E si inizia con quest'era, però ovviamente... Prima di iniziare con l'era, intanto, voi lo sapete, mi raccomando, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere notifiche ogni volta che caricherò un video, ma subito mettete mi piace, forza mettete mi piace, perché so che questa parte vi piacerà e ci piacerà tutti insieme. Prima di iniziare volevo anche sbloccare una pianta, però non dimentichiamoci delle cose importanti, ma sbloccherò le piante delle grotte congelate che sono davvero tante, tipo questa, la ghianda. Che non ho idea di cosa faccia. Ah, tipo Lillamerang. E si carica a molla? Boh, la scopriremo assieme. Forse è pure resistente, non lo so. Comunque è una ghianda, sembra. Sembra avere un aspetto solido, resistente, non lo so. È una pianta aggiunta in questo gioco, quindi non ne ho idea. Bibu bu bu babu, sì, lo sappiamo come funzionano le grotte congelate. E le grotte congelate sono anche l'occasione perfetta per usare il ribes elettrico, quindi utilizzerò il ribes elettrico. Allora, no, tolgo queste piante e tolgo anche il girasole canterino, mettiamo il girasole cavernicolo, mi piace alternare un po'. Poi metto il ribes elettrico, poi metto la pianta ghianda, costa 300? What? Vabbè, comunque metto la ghianda e il pirofungo e la peperonpulta, perché la peperonpulta è una pianta di quest'era. Tra l'altro a mano sto trovando qualche pezzo di puzzle e forse riesco a farla salire a livello 4 in tempi accettabili. Lo spero più che altro. Allora io metto i ribes elettrici. Queste mani fanno spostare gli zombie di una fila, hanno l'effetto dell'aglio, ma è più forti dell'aglio. E quindi qua posso creare un cancello elettrico infinito che imprigiona gli zombie. No, non imprigiona nessuno, però fa male agli zombie, ecco. E metto qui la ghianda. Lì ci sono già i muri di noce, quindi... Allora, in questo primo livello non mi sembra che arrivino le folate di aria fredda che congelano le piante, ma in caso c'è il peperonpulta. Ok, congelato in men che non si dica, congelato. Io però provo a metterci la ghianda fantastica, la ghianda molla. Guardate, in un colpo gli ha tolto subito il cappello. E mettiamo anche i pirofunghi. Qui tolgo di nuovo questo. E basta di esplodere, cioè... È bello, però nel senso non lo fa mai quando dovrebbe. Voglio vedere più che altro se è resistente questa ghianda. No, non ci sono ancora arrivati a toccarla. Però per costare 300 per forza, perché non è che sia così potente. Poi è verde come pianta, quindi boh, non lo so. Vabbè che la spalabrina è una pianta verde ed è una delle piante che ho utilizzato di più in assoluto, quindi... Non faccio caso al colore delle piante. No, ho sbagliato. Ma spara anche da qui? No. O almeno non ci è arrivata col tempo. Ok. No, non sono resistenti. Ma allora qual è la particolarità di questa pianta? Fare quel dannetto? Potrebbe essere meglio sicuramente. Ok, con la peperonpulta io non provo timori. Vediamo il suo potere. Ok. Abbastanza spettacolare il suo potere. Ok, con due cancelli metto anche il potere del ribes elettrico, perché così fa anche più male la loro scossa. E la pianta ghianda che ancora non è carica. Pure la ricarica lenta. Ah no, ah no.
ci metto un po' a caricarsi. Cioè, per prima di colpire. Boh, insomma, è una pianta particolare con i suoi pregi e i suoi difetti. Sta durando tanto questo per essere il primo livello, o mi sbaglio? O mi sto sbagliando, cosa dite? Ok, faccio così. Metto un altro ribes e faccio un altro portale di energia. E boh, qua ne metto altre... altre cose. Ribes anche qua, ok. Vabbè, così non ce la fanno né ora né mai a passare. Mai! Non ce la fanno né ora né mai. Vabbè, faccio ora il potere del... anzi, facciamo il potere del pirofungo perché mi piace troppo. Sì, pilastri di fuoco! Troppo forte. Ma perché si era fermato questo zombie? Boh. Ok. Io non vedo come potrò utilizzare in modo efficiente questa ghianda, però... non di meno la utilizzerò. Non di meno. E abbiamo sbloccato il tubero ardente. Che è una pianta che serve solo... per scongelare le altre piante, non ha un'altra utilità. Infatti spero che non possa salire di livello pure il tubero ardente, perché... non vedo che utilità potrebbe avere farlo salire di livello. E in questo livello... si possono congelare le nostre piante? Sì. Non lo so. Forse sì, forse già arrivano le folate di vento caldo. E tolgo la guava lava per il momento e metto di nuovo la peperon pulti. Oppure no, metto per questo livello il tronco in fiamme, perché comunque è una pianta col caldo e ci sono qua le super sparasemi. E certo che poi devo mettere a... cioè, potevo pensare di mettere anche altre super sparasemi, ma non l'ho fatto. Avian non pensa alle cose prima. Ok. Qua dove sono? Verso di qua e verso di qua le cose. Allora, qua posso mettere i ribes. Los ribes. Ok, scongeliamo da dove arriva il primo da qui. E qua metto così. Qua metto un altro ribes, perfetto. Sto utilizzando i girasoli cavernicoli solo perché sono più veloci da piantare, quindi preferisco sempre il girasole canterino se c'è una sfida importante. Però qua metto il tronco in fiamme. E qua, no, la ghianda dove la metto? Dietro il tronco in fiamme? O dietro i ribes elettrici? Dietro i ribes. Ah, ci sono già le folate di calor. Qua metto i pirofunghi, che non penso si possano congelare essendo una pianta infuocata. Le piante infuocate in teoria non si dovrebbero poter congelare, però non penso che scongeli le piante a fianco a sé il pirofungo. Onestamente non penso che abbia questo potere. Forse anche la ghianda non si congela. Ecco, visto che le piante sono congelate, quindi tubero ardente. Oppure possiamo mettere una pianta che fa fuoco come il tronco in fiamme, che aiuta il processo. Vabbè, questo non serve a niente, l'ho messo solo per farvi vedere come fare. Devo mettere un altro qua, effettivamente. E poi utilizzo qua il potere del tronco in fiamme, che con gli occhialini diventa con la fiamma viola. What, è spettacolare. Ah, ma anche il pirofungo si può congelare. Che senso ha? Stanno per mangiare i... come si chiamano? I muri di noce, quindi... devo passare ai ripari, devo correre ai ripari. No, si sono congelati. Faccio così, qua metto un altro tronco in fiamme. Era meglio sicuramente la peperon pulta, però ho visto che c'erano le super sparasemi e mi ha detto ma sì, dai.
Allora, c'è una simmetria piuttosto strana. Piuttosto strana, piuttosto particolare, però c'è. Pirofungo anche qua. Devo fare il potere su questo, ok. E facciamo di nuovo il potere di questa pianta. Rivedere se anche. Sì, ok, anche nell'andata così fa male. Quando scorre così come il vento. Come il vento di settembre. Muori! Ok. Bravissima la ghianda. La ghianda molla, io la chiamerò così perché ufficialmente è una ghianda e ha la carica molla, quindi è una ghianda molla. Non ci sono altre spiegazioni possibili. Ok, levati, togliti, spostati. Ah, ma tra l'altro, ecco cosa devo fare. Con le stelle posso sbloccare anche un'altra pianta. What? Esatto, in questo livello due piante. Quando si sbrigherà? Non so perché ogni tanto si incanta, però tranquilli. Ok, finalmente. Stavo dicendo, no, qui, bottiglia. Con 600 stelle si può sbloccare l'uracavolo, se non mi sbaglio. No, l'uracavolo è un altro. Il cavolo, l'ipnocavolo, non lo so, non mi ricordo come si chiama. C'è Dave Glitch, ciao Dave Glitch, ciao Penny. Ok, qui il ripresto elettrico non è l'ideale perché non ci sono delle zone sicure. Dovrei mettere anche l'aglio per farlo funzionare. Nah. Utilizziamo altri eventi oppure non posso proprio scegliere. Questo è l'uracavolo. Bellissimo. Peccato che non si sblocca. Cioè, non ho ancora trovato il modo di sbloccarlo. È solo blu, dovrebbe essere almeno viola l'uracavolo. Troppo forte. Perché spinge indietro un'intera fila di zombie. E lo diciamo o non lo diciamo? Lo diciamo. Qui ci metto naturalmente i rovi. Però in quest'era c'è il zombie dodollerizzo che si mangia i rovi. Quindi servono e non servono, ecco. Poi possono essere congelati, quindi meh. Ok, guardiamo il potere dell'uracavolo. Potere dell'uracavolo, vai! Thank you, vai! Ok, per fortuna ne arrivano in continuazione. Non so quanto senso abbia avuto mettere questa super sparasemi. Ma cercherò di proteggerla con le unghie e con le unghie. Vai! E poi congela anche gli zombie, cioè li rallenta. Fino a quando non si scongelano da soli, ovviamente, però. Est sempre qualcosa. E di nuovo. Vai! Ok. No, non ho più uracavoli. Oh, che ce l'ha fatta la sparasemi, brava. Está muy bueno lo que hiciste. Ok, sono molto lenti i livelli di questa. Di quest'era. Molto. Ok. E la metto anche qui il rovo. Comunque per prima di passare a qui fa un bel danno. Il robot, tra l'altro, credo che non mi manchino troppi pezzi di puzzle per farlo salire a livello 6. Poi andate tutti indietro. Gracias. Perché siete davvero tanti. Però almeno non stanno arrivando le folate di vento gelido. Questo è fantastico. Poi tra l'altro in questo gioco la rotorabaga non è più una pianta di quest'era. È sempre stata una pianta che non ha avuto il minimo senso che facesse parte di quest'era. Obiettivamente anche nella versione internazionale perché non c'entra proprio niente. Invece qui è collocata molto meglio. Via, ho detto. Perfetto. Ancora un altro uracavolo, va bene. Posso utilizzare il potere della super sparasemi quando voglio. Ma guardate quanti zombie arrivano. Però bello, stiamo riutilizzando anche la super sparasemi che l'ho utilizzata davvero pochissimo in questa serie. Ma facciamolo un potere. Morite. Non morirà nessuno. Lo dico per dire. Ok, qualcuno è morto, anzi. Ok, molto meglio il potere del rovo.
No, hanno mangiato una super spara semi. Ci sta, ci sta. Ok. Devo stare attento a quando questi zombie oltrepassano l'orizzonte. Ok, vabbè, stanno per morire. Qua forse se faccio il potere muoiono. Quanti erano? No, via, 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 via. E allora faccio il potere del rovo. Con questo forse ce la faccio. E smettila di mangiarmi le super sparasemi. Ok. Grazie rovo con i tuoi occhiali da confuso. Non so che cosa sono questi occhiali col bersaglio sopra. Ci hai aiutato a sconfiggere la timidezza. Perfetto. E che livello si passa adesso? Al 4. Credo, credo proprio di sì, credo. Sono abbastanza sicuro. No, non mi dire che ti blocchi di nuovo. Oh, che rottura. Dai, stavolta è durato pochissimo. Livello 4, ci sono sempre solo 3 zombie. Eppure ce ne sono tanti zombie in quest'era. Zombie dodollerizzolo, zombie lancia palle di neve, c'è lo zombie che spinge gli zombolini congelati. Insomma, una bella stirpe. E metto la peperon pulta. Un secondo, non ho visto. C'è l'occasione? Sì, ok, posso mettere i ribes per fattu. Per cui metto i ribes. Però devo togliere qualcosa. Il pirofungo per mettere l'ipnocavolo o qualcosa del genere. Questo è tipo l'ipnofungo, ma più forte. Detto in tutta sincerità, c'è anche una tripla sparasemi che va bene. Che va bene, la accettiamo e la amiamo. Penso che neanche il ribes elettrico possa essere congelato perché è una pianta elettrica. Penso. Sono tutte cose che non ricordo, ma penso che possano essere, come dico io. No, un secondo però. Questo non qui, ma qui perché qua ci metto la peperon pulta. Così non possono essere congelate più o meno queste piante. Poi faccio così. Il ribes elettrico qua così. Ah, sono durian, pensavo muri di noce. Beh. Peperon pulta anche qui. Ok, allora il cavolo fantastico, che è dorato. Effettivamente è una pianta molto forte. Lo metto qui negli angoli appena ho i soli. Appena ho i soli. Perfetto, qui guardate. Dovrebbe avere effetto su tutta... Su tutto il livello, non penso che bisogna essere vicini. Vediamo, spero che sia come dico io. Sì, ok, lancia i raggi in qualunque zombie e diventa passato dalla nostra parte. Avrò detto l'ipnofungo, ma più forte, sia perché rimane in campo, sia perché appunto può colpire in qualunque punto del... Cioè non più forte, sono diversi. L'ipnofungo all'occasione forse può essere più utile, ma questo è molto molto forte. Questa pianta. Metto intanto anche la ghianda qui. No, il ribes elettrico si può congelare. Scusami, ribes elettrico, scusami, non lo sapevo. Perché non si è messo, ok. Peperon pulta. E passano tutti dalla nostra parte. Vai, ipnocavolo. Penso si chiami una cosa tipo ipnocavolo. Comunque quante piante cavolo ci sono? Pure un cavolfiore. Non lo so. Stavo dicendo quante piante ci sono al tema cavolo. Ce ne sono tante. Il cavolbotto, la cavolpulta. Ok, in questo gioco è dire vero c'è anche la zucchetta che trasforma, che fa passare gli zombie dalla nostra parte, però questo mi sembra ancora più forte. No, ok, devo mettere una peperon pulta anche qua perché si congelano i ribes. E la peperon pulta non lo consentirà assolutamente. Ok, ma devo metterne una qui peperon pulta a dire il vero. Metto una qui e qui ci metto un altro ipnofiore. Una fusione tra ipno e cavolfiore. Quanto sono originale? Mettete mi piace per la mia originalità. Allora, anche così. E ce l'ho fatta. Sì, erano tutti passati dalla mia parte. Che potenza questa pianta, che bello. Ed è ancora a livello 1.
Non so, non ho idea di come farla salire di livello perché non ho mai trovato un pezzo di puzzle per questa pianta. Quindi, non assicuro niente, probabilmente rimarrà di livello 1. Spero di no, ma. Perché sarebbe una pianta che volentieri farei salire di livello, ma. Prendo quel che viene, non forzo la mano. Allora si sblocca, poi non ho visto, ma si sblocca la spara semifocosa. Che non so, si alternerà col. Forse metto sia Peperompulta sia spara semifocosa. E basta, non si sbloccano altre piante. Che è abbastanza povera quest'era. Ah, c'è lo zombie lanciapalle di neve che detesto. Stavo dicendo, si alterneranno, però consideriamo sempre che la Peperompulta è di livello 3, quindi è più potente sicuramente. È sicuramente più potente. Allora, Cavolpulta, Cavolbotti, va bene. Cosa devo fare? Spara semifocosa, ok, ci fa provare la spara semifocosa. Va bene. Cioè, funziona esattamente come una spara semi, ma lancia semi di fuoco ed è più potente di una normale spara semi perché il fuoco rende più forte. È come se fosse già un colpo potenziato dalla. Dal, come si chiama? Tronco in fiamme. Si è sforzato molto questo cavolbotto. Ha dato solo una botta, letteralmente. Ne metto poi qua le altre spare semi focose perché così si fa tutto nel modo giusto. Non so cosa, ma sì. Nel senso, così non si congelano. La devo mettere qua l'altra spara semi. Uffa. Ho errato. Vabbè, penso che me ne arriveranno altre, perché alla fine questo livello si basa su. No, non me ne stanno arrivando altre. Cavolbotto, va bene, il cavolbotto è sempre piacevole. Soprattutto quando era su piante contro zombie 3 nella beta, il cavolbotto era la pianta più forte, sicuramente. Che, ma quanti cavolbotti arrivano? Non servono neanche. Appena ci sarà l'ordo vi faccio vedere il potere della spara semifocosa, che è molto decente. No, ve lo faccio vedere ora. È tipo il gelapegno che alla fine ho utilizzato solo per pochissimo tempo, però. Lo utilizzeremo ancora il gelapegno in futuro, credo. Continuo a mettere piante a oltranza, non saprei. Se arrivo un'altra cavolpulta, tolgo questa spara semifocosa perché rovina la simmetria. Diciamolo che rovina la simmetria. Ok, infatti. Vabbè, faccio il potere di due cose e poi il potere della cavolpulta che distrugge tutti. No, non ha distrutto tutti. Hanno messo lo zombie lancia palle di neve, però. Non ha neanche avuto occasione. È questo lo zombie lancia palle di neve, ma non sta potendo fare niente. Non sta riuscendo a fare niente. Sì, ok, no, basta, quanti ne stanno arrivando? Ok. Però guardate che simmetria, che cosa perfetta, che cosa maniacale quasi. Comunque, questa parte è durata anche abbastanza per essere i primi 5 livelli, per cui io vi ringrazio per aver visto questa parte. Vi ricordo di lasciare un mi piace, di commentare, iscrivervi, attivare la campanella per ricevere notifiche ogni volta che caricherò un video. E seguitemi su Instagram perché c'è il link in descrizione e lì si svolge tutto. E ho detto tutto, quindi ci vediamo nella prossima parte in cui continueremo le grotte congelate. Un buon presentimento. Bye!